in una parte un po' particolare della storia della Valvoreca. Ci diceva prima, appunto prima questo signore che abbiamo trovato gentilmente qua, che c'era una storia in merito a delle ricerche dell'acqua, un tempo, ma si parla di secoli fa chiaramente, che c'era una specie di frate, un frate rabdomante, che sarebbe quelli che dovrebbero intuire dove c'era l'acqua, il quale era stato interpellato, no? Com'era la storia più o meno? La stessa mai era... Ma penso che sia venuto così di passaggio, non penso che sia stato chiamato, si girava tutte le valate e si diceva che trovava l'acqua, c'aveva una cosa che trovava l'acqua. Forse infatti classica. Una bacchetta magica. E ha fatto scavare appunto questo punto dove aveva individuato, doveva esserci l'acqua. Si sarebbe trovata l'acqua. Ne ha fatto uno qua e uno qua sotto. Quindi ha proprio scavato la roccia? Sì, sì, ha scavato giù nella roccia. Ci avranno fatto delle mine lì. Ma di quanto tempo si sa più o meno? Guardi, io non me lo ricordo. Sarà... No. È molto, ecco, che l'hanno fatto. Quindi è abbastanza infatti particolare. Qua, adesso... ottobre, verso novembre così, viene fuori l'acqua da quella crepatura lì, no? Per l'ordine della sorte. Da di sopra anziché sotto. Là cercando il punto sbagliato, vedo che l'avevo indovinato, ma... Sì, invece di sentire di giù là era in su là. Devo scavare per aria. È abbastanza particolare sta cosa. Infatti lì c'è, viene fuori da quella venatura là. Viene ovviamente fuori è un'insenatura nella roccia, nella qua, sì, una, dell'Alfeo. Chissà da dove... Da dove proviene non si sa. C'è questa. Quindi un pozzo era qua, è uno? E uno è qua sotto. Se qua c'è una boscaglia fitta. Boscaglia, sì, si vede. Ah, è appena qua sotto, ho capito. Bisognerebbe andare da là. Ma non è che sia tanto. Insomma non si riesce mica. Non si riesce, bisogna andare lì andare quel giù. Frassino per prendere, perché è qua sotto. Ho capito, è sotto sentiero praticamente. Sotto, la strada qui. Però dopo mi sa che risulta che la storia non è tanto felice, perché l'acqua non l'aveva neanche trovata questa qua. Eh no, è andato via con le sue foglie, perché no, l'acqua non ne ha trovato da nessuna parte. Ha fatto menare le toglie. Sì, non ne ha trovato.